sono, a parte delle mosche un po' moleste, c'è un... Marca miseria. Allora, questo qua è gestito dall'INAF, cioè dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'antennone parabolico è di 32 metri e poi qua invece alla mia destra c'è la cosiddetta Croce del Nord. Tutto questo viene utilizzato per tantissime cose, compreso il progetto SETI. Sapete quella cosa per cui si ascoltano segnali provenienti dallo spazio per vedere se sono provenienti da civiltà extraterrestri. Tutta questa roba qua è stata inaugurata nel 1964. È allucinante che adesso noi stiamo per andare a vedere dei borghi medievali, eccetera, ma si passa dal futuro al passato. Non lo so, andiamo a vedere il resto. Eccoci. Allora, qua, che io sappia, la gente ha cominciato a viverci già dai tempi dei Celti, Romani. Poi ha subito la solita storia tutta Italia, quindi calata dei barbari. Dopo diventa proprio un comune nel 1100. Poi passa da un signore all'altro, tra cui i soliti malvezzi, almeno due o tre di loro. E poi soprattutto però alla fine del 400 Caterina Sforza, che gli fa costruire le mura che si vedono ancora e la rocca. E però la particolarità è questa cosa qua, cioè i murales, perché qua ogni due anni dal 65 fanno questo festival di pittura muraria, dove vengono pittori bravi, affermati, famosi da tutto il mondo e cercano anche di vincere. Poi l'ultima volta che sono venuto alcuni erano in restauro, perché immagini che 70 anni. Allora, la visita inizia nel salone maggiore. 1. Restauro in corso, si prega di seguire il percorso numerato. E allora andiamo. Sono le cucine che sono celebri perché è ancora tutto così dal 500. Ah sì? E questo qua per la pasta, non la faccio. Che spettacolo! La pasta per tutto quello che adesso, che li fanno esattamente, sì, sì, per la pasta. Thank you.
ultimamente quando mi sono portato il gimbal, che è un po' pericoloso nell'acqua. Ed eccoci a Portico di Romagna, che è famoso perché qua c'è Palazzo Portinari, il palazzo in cui andava d'estate il padre di Beatrice. E insomma pare che Dante abbia incontrato Beatrice qua, in questo paesino. Poi anche perché qua vicino ci sono le cascate dell'Acqua Cheta, che sono anche queste citate nella Divina Commedia. Siamo in località Tredozio, sugli Appennini tosco-romagnoli, e vi potete imbattere all'improvviso in un posto così, in un vulcanetto, che è acceso così, almeno dal 1600. Vulcano del Monte Busca, così è segnato su OpenStreetMap, poi magari in descrizione vi metto le coordinate. E non è un vero vulcano, se vogliamo mettere i puntini sulle i, questo è un fenomeno che si chiama fontana ardente. Sono degli idrocarburi che escono dalle viscere della terra e a contatto con l'aria prendono fuoco. Abbiamo una testimonianza almeno del 1600 di un viaggiatore che dice che c'è una cosa del genere, quindi probabilmente si riferisce a questo, e quindi è qua almeno dal 1600. Si riesce a, ma potrebbe essere qua da molto prima, si riesce tranquillamente a spegnere solo e unicamente mettendoci dei panni bagnati, ma in realtà dopo un po' ricomincia a uscire. La cosa divertente è che, e anche un po' tragica, è che qua siamo vicini a Preda Appio, sapete, sta zona qua, e durante il ventennio dei gerarchi hanno ben pensato di sfruttare questi idrocarburi così per alimentare le loro camionette, e in realtà hanno dimostrato solo uno che questi idrocarburi sono troppo scarsi e non funzionano per alimentare dei motori a scoppio, e hanno confermato il dubbio che aveva tutta la gente, cioè che noi fossimo in braghe di tela pronti per entrare in una guerra infame.